Minetti è il bellissimo testo che Thomas Bernhard ha scritto appositamente per Bernhard Minetti, uno dei più grandi attori tedeschi del Novecento. L'autore austriaco in questo caso ha costruito un sottile gioco di specchi sugli ambigui rapporti tra realtà e finzione. Al centro dell'azione, infatti, c'è un anziano attore in declino che si chiama Minetti, che è stato interpretato proprio da Minetti, ma che paradossalmente non è Minetti, non è e non vuole essere un suo ritratto personale. Ad affrontarlo, da venerdì 4 al Teatro Biondo di Palermo, è uno dei pochi attori italiani in grado di reggere un confronto così impegnativo, Roberto Erlitzka, con la regia di Roberto Andò. Dopo la casa di bambola messa in scena da André Ruth Chammat, la parte per così dire del marito, c'è un altro allestimento del dramma di Ibsen che viene proposto in queste sere dall'intraprendente associazione teatrale Pistoiese. Il regista Roberto Valerio ha calato la vicenda di Nora Elmer e della sua ribellione contro l'ordine familiare borghese in un'atmosfera onirica sospesa tra sonno e veglia, affidandola a figure che al posto dei volti hanno delle maschere. Gli interpreti principali sono Valentina Sperlì nei panni di Nora e Danilo Nigrelli in quelli del marito. Il debutto venerdì 4 al Teatro Manzoni di Pistoia. MDLSX sono le lettere che compongono il titolo dello spettacolo da non perdere, che i Motus hanno dedicato al tema dell'identità di genere, mescolando i turbamenti personali, le esperienze private della loro attrice Silvia Calderoni, con pagine del romanzo Middlesex dello scrittore americano Jeffrey Eugenides e con brani di Pasolini e di altri autori. Lo spettacolo, diretto da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, aprirà martedì 8 a Milano un focus sull'identità di genere, organizzato da una piccola ma vivacissima e coraggiosissima realtà, Zona K. Altro e di più lo potete trovare come sempre nella versione scritta dei consigli, ovunque voi decidiate di andare, e buon teatro a tutti.